Buonasera a tutti e benvenuti a Palazzo delle Esposizioni e alla mostra Tre Stazioni per Arte e Scienza per una serata che dire eccezionale mi sembra banale, ovviamente. E ci tengo a ringraziare personalmente come presidente di questa azienda, anche a nome di Clara Tosi Panfili, che è qui, vicepresidente di tutto il CDA di Palaexpo, della direzione dell'azienda e di tutto il team dell'azienda speciale Palaexpo. Ci tengo a ringraziare particolarmente il professor Mario Capecchi per aver accettato questo invito per questa sera. È del tutto superfluo perché lo sapete già e si capisce dal making of del film Hill of Vision che avete appena visto. Capecchi è nato in Italia, però è emigrato molto presto negli Stati Uniti e nel 2007, le immagini finali del making of lo mostrano, ha vinto il premio Nobel per la medicina. Il film The Hill of Vision sull'infanzia, in particolare sull'infanzia del professor Capecchi, è stato realizzato da Roberto Faenza, che è qui con noi stasera, che anche ringrazio molto per aver accettato questo invito. Faenza è un regista, è inutile che lo dica, insomma, di film famosissimi, ne ricordo solo uno, per esempio Sostiene Pereira, che credo sia uno degli ultimi film che ha fatto Mastroianni. E stasera qui con noi, anche se non è al tavolo, c'è Milena Canonero, che oltre a essere una delle autrici del making of, e anche lei è una specie di premio Nobel, visto che ha vinto 4 volte un Oscar per i costumi, fra l'altro anche per Barry Lyndon, se non sbaglio. E al tavolo invece ci sono, oltre alla traduttrice Bruna Cammarano, sono con noi le due scienziate ricercatrici, Elisa Balzano, della dottoranda in genetica e biologia molecolare alla Sapienza di Roma, e Marta Marzullo, ricercatrice postdoc del CNR, sempre di Roma. Dunque, dobbiamo un ringraziamento speciale a Elda Ferri e alla sua produzione cinematografica Jean Vigo. Per avere reso possibile questo incontro, e anche un ringraziamento va a Rai Cinema e a Rex Glenzi con Rino Films, che hanno coprodotto questo film Hill of Vision, che appunto io ho finito il mio dovere istituzionale, adesso mi siedo col pubblico per gustarmi questo incontro. Però non so a chi devo dare la parola, a Roberto forse. Cominciamo noi con le domande. Pensate voi, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui, grazie al presidente per l'introduzione e grazie al Palazzo delle Esposizioni per averci dato questa occasione veramente unica. E vorremmo cominciare con una domanda per il regista Roberto Faenza, e per sapere come mai ha deciso di fare un film su un premio Nobel e una persona veramente straordinaria come il professor Mario Capecchi. Tutto è nato quando alcuni anni fa la mia produttrice, tra l'altro volevo dire che c'è anche un altro produttore in sala che abbiamo dimenticato, che è Rex Glenzi. Dicevo, quando alcuni anni fa Elda ha letto su una rivista, su qualcosa, che Capecchi aveva vinto un Nobel per la medicina, per la scienza, ma soprattutto aveva letto che della vita avventurosa di questo personaggio, che in Italia era poco conosciuto anche se lui è di origine italiana, e mi aveva colpito soprattutto il fatto che questo ragazzino, siamo appunto negli anni durante il fascismo,
avesse vissuto praticamente 5 anni da solo, dai 4 ai 10 anni, 6 anni, senza aver mai fatto un pasto caldo, vivendo con Ramingo come un selvaggio, scappando di qua e di là, e che poi questo ragazzino fosse diventato un premio Nobel. Allora ci siamo informati, siamo andati dietro, l'abbiamo cercato e ci siamo interrogati come fosse possibile una storia del genere, se era vera, e purtroppo per lui era vera. E quindi ci siamo innamorati di questa storia, lo abbiamo convinto e abbiamo fatto questo film. Tra l'altro volevo sapere, siccome lui l'ha visto ieri per la prima volta, vorrei chiedergli che impressione gli ha fatto, perché ancora non lo so. I'm sorry that I can't speak Italian. I've lost it. Mi scuso per il fatto di non parlare italiano, l'ho perso il mio italiano. I think my impression was astonishing. I mean, I think it's very emotional because you're seeing your whole life flash before you, a life that took place many, many years ago, you know, beyond most of you weren't even born. But it is an extraordinary story, and they, you know, Roberto and his crew did a marvelous job in portraying that story, particularly in the characters of the people that are involved. And these are real people, and they had a real gift. I mean, literally, when I was in the streets, I was an animal. I had no training. I had perception. I could see, I could feel, and I could fend for myself. I mean, I had to essentially get every piece of food that I ever got by stealing it. And I became a very good thief, simply because I watched human beings and their patterns and could take advantage of those patterns. It's a gift that later on came back in science. I became very self-sufficient. But then I also worked with other children, for example, Frank. She was very important to my life. And we worked together and we were really a good team for about 2.5 years, going through, working together, fending for ourselves, being loyal to each other. And it was, you know, and I think another story that comes through this is that loyalty is an extremely important thing in life, throughout your life. It's the people that you've been close to that have the greatest influence on you. And again, that comes through in the movie. So I think you've created a human film, essentially. Most people, you know, now you have movies where everybody gets shot and run over and, you know, lots of killing and blood. But this is actually a story about people. And there's first for survival, and then later on to have accomplishments, to have the courage and the wisdom to be able to continue and prosper and take advantage of having an education. I mean, before going to the United States, I had never been to school before. So I think it's an inspiring story, and I hope it will influence other people to do their very best. I think often we are our worst enemy in that we don't have the confidence to do what we can accomplish. And I think if you can, some of that rubs off, then I think the film will be worthwhile, because I think, you know, all of us aspire, but we have to have the confidence that we will be able to also accomplish the dreams that we have. And they're an enormous dreams. I mean, can you let me say that first? Sure. Scusate, altrimenti domani mattina siamo ancora qui. Ma devo dire, innanzitutto, la visione del film di ieri è stata veramente un qualcosa di sorprendente, e vedere quello che lui ha realizzato, quello che Roberto ha realizzato, e vedere tutta la mia vita, tutta la mia infanzia che mi è passata davanti agli occhi, quindi come una specie di flash, è stato molto bello tornare indietro da questo punto di vista e vedere questa storia, che poi è una storia vera, è la storia
mia, di me come ragazza, come bambino, che ho praticamente vissuto per strada, e quello che sono riusciti a fare Roberto e la sua troupe è stato veramente sorprendente, perché le persone da loro scelte, gli attori da loro scelti, in effetti hanno saputo raccontare, interpretare i personaggi, le persone importanti della mia vita in maniera veramente realistica, in maniera fatta veramente bene. E devo dire che è stato veramente, forse è stato un talento, un dono. Io ero un ragazzino che praticamente viveva per le strade, ero come un animale, non avevo nessun tipo di educazione, avevo soltanto la capacità di percepire delle sensazioni, la capacità, ho dovuto imparare dalla strada la capacità di trovarmi da mangiare, di pensare a me stesso, di guardare, di proteggere me stesso, e ovviamente nessuno mi ha mai dato nulla da mangiare, quello che mangiavo lo rubavo, ed ero diventato un bravissimo ladro, ero diventato bravo perché quello che facevo, osservavo il comportamento delle persone, osservavo le persone come si muovevano, e questo poi mi serviva appunto per poter poi sottrarre loro il cibo, e questa è stata la mia scuola, diciamo, per diversi anni per strada. Ho imparato a essere autosufficiente, e le persone, e poi questo ovviamente ha avuto una ripercussione anche nella mia vita, perché praticamente ho vissuto così, ho imparato questo dono che poi ho messo anche nella scienza, imparato a essere autosufficiente anche nella scienza. È stato anche importante, sono state anche importanti le persone che ho incontrato, soprattutto gli amici o gli altri bambini, in particolare per circa 2 anni e mezzo con questa ragazzina di nome Frank. Eravamo una coppia, lavoravamo insieme e abbiamo sviluppato la fedeltà, perché questo è un altro elemento molto importante. È importante avere questo sentimento, questo rapporto, questo qualcosa nei confronti degli altri, questa fedeltà nei loro confronti, nei confronti di lei l'abbiamo sviluppata. Credo che loro siano riusciti, Roberto e la sua troupe, a creare un film che sia un film veramente umano, perché ormai, che racconta una storia vera, perché ormai siamo abituati a vedere film dove si spara, ci si ammazza, il sangue, le persone che vengono investite. Invece questo non è un film da azione, un film reale che parla di sopravvivenza, ma parla anche di capacità di raggiungere gli obiettivi, del coraggio di arrivare agli obiettivi, di avere la possibilità di avere coraggio, la saggezza per poter poi crescere, per poter prosperare, per poter prendere quello che si è imparato, perché sono partito dall'avere nessuna educazione e poi sono andato a scuola e ho raggiunto dei traguardi. Quindi mi auguro veramente che questo film possa fungere come fonte di ispirazione e possa influenzare in maniera positiva gli altri, possa insegnare a chi lo guarda ad avere fiducia in se stessi, perché molto spesso noi siamo i peggiori nemici di noi stessi, in quanto non abbiamo la sufficiente fiducia, la sufficiente capacità di capire che forse possiamo farcela e possiamo farcela, quindi da soli. E se questo potrà ispirare anche qualcuno, credo che comunque sia un grande successo e sia un gran risultato. Ah, grazie mille della risposta, professor Capecchi. Proseguirei proprio su questa scia per chiederle, appunto, il film tratterà proprio alcuni aspetti della sua vita, in particolare dell'infanzia. Come queste esperienze le hanno permesso di sviluppare queste capacità che poi ha applicato in ambiente scientifico, per cui durante la sua carriera accademica e in particolare in laboratorio? I think the things you learn, I mean, you're learning all the time. I mean, all your experiences, you take them in and they become part of you. And I think the things I learned in the streets was to be observant, and that's important in science, because all we do is, you know, we use our eyes. Our eyes are amazing in what they can see, and you have to train them to see and to be able to appreciate what's out there. And so I think that's important. The other aspect is self-reliance. I mean, people aren't going to give you anything. You have to be able to achieve it yourself. You have to become essentially proud of yourself and have enough courage and enough knowledge
to be able to really do things. And I think by being on your own and seeing what's there and being able to take advantage of that situation gives you that courage to go continue. I think we always aspire, and I think what we need is a confidence to be able to reach those dreams. Grazie della risposta, grazie mille. In realtà credo che quello che ho fondamentalmente, quello che le esperienze che ho potuto fare e imparare, ho imparato tantissimo, perché noi impariamo sempre, facciamo esperienze che poi assorbiamo, che portiamo e mettiamo dentro di noi, e sicuramente la strada mi ha insegnato a osservare, a guardare, perché noi continuamente guardiamo, i nostri occhi sono qualcosa di sorprendente rispetto a quello che sono in grado di vedere, però noi li dobbiamo addestrare, dobbiamo allenarli a vedere, perché questo è molto importante, perché questo è un qualcosa che poi trasporti e trasferisci nella scienza. Devi essere un osservatore, devi imparare a osservare. E poi l'altro aspetto è quello di essere autonomo, essere indipendente. Nessuno ti dà niente, devi essere in grado di procurarti da solo quello che cerchi, quello che ti serve. In un certo senso devi essere orgoglioso di te stesso e avere il coraggio per andarti a cercare quello che ti serve. E poi la conoscenza, anche questa è molto importante, e credo che sia importante avere questo coraggio, avere fiducia in se stessi, proprio per poter poi realizzare quelli che sono i tuoi sogni. Grazie. Thank you. Prima di proseguire con la prossima domanda, vorrei leggere una sua frase tratta dalla sua Nobel Lecture, in cui afferma: mi aspettavo di vedere strade lastricate d'oro in America, come poi si è scoperto, ma ho trovato molto di più, opportunità. Ebbene, lei ha saputo decisamente cogliere queste opportunità, ma quanto è stata importante, appunto come lei diceva, una comunità delle persone che gli stavano vicino e che la supportassero in questo? The question is? The question, how important was your ability to see the opportunities and the people, the community around you, the people who supported you? Sure. No, I think it's extremely important. I mean, I think your environment and the people around you are the people that you emulate. And I was very lucky to be in a community. It was a commune of 65 families all living together. They owned everything in common. They built their houses with their own hands. Every week we built the roads, we put the electricity in underground. So people worked together, they sweated together, and that created a community, and I became part of that community. And it was heaven for people, or for children, because we had enormous opportunities. I mean, we had everybody was, you know, all of a sudden from having almost no parents for a long period of time, I had 65 parents. And all of them knew everything I was doing, okay? And some of them were terrified, particularly the fathers and mothers. But on the other hand, they slowly brought an animal to become a human. And that was what they did. And it was a transformation. And I was lucky to be a participant and do the things that they aspired to. It was a Quaker community, and they knew nobody ever raised their voice, nobody yelled, but they simply set an example, and you saw the example, and that's much more stronger than simply being told something. If you see it before your eyes, then you believe it. And so I think that I was very lucky to be in a community as such and take advantage of that community in terms of becoming a human being.
È stato estremamente, estremamente importante. È l'ambiente in cui ti trovi, le persone che ti circondano sono estremamente importanti, perché poi sono le persone che tu emuli, che cerchi di copiare. Io sono stato particolarmente fortunato perché ho vissuto praticamente in una comune costituita da 65 famiglie, dove tutto era proprietà comune, dove le persone lavoravano tutte insieme, vivevano tutte insieme, costruivano con le proprie mani le case, costruivano con le proprie mani le strade, mettevano l'elettricità, scavavano e mettevano i cavi. Erano persone che lavoravano insieme, che sudavano insieme, che vivevano e condividevano tutto. E questo per i bambini era il paradiso, perché ovviamente offriva un'enorme gamma di possibilità e forniva delle opportunità fantastiche. E io quindi sono passato praticamente da non avere nessun genitore a trovarmi con 65 genitori all'improvviso, perché tutti sapevano quello che facevo, e quindi questo a volte poteva essere anche terrorizzante o terrificante. Però sono stati bravi, perché sono stati capaci di trasformare un animale in un essere umano, e sono riusciti a fare questa transizione, questo passaggio, essendo una comunità di quaqueri, senza mai che nessuno alzasse la voce, senza che mai che nessuno urlasse. Lo hanno sempre fatto con l'esempio, non parlando, non dicendo, ma mostrando. E questo è molto importante, perché si impara molto di più, perché l'impatto di quello che si vede con l'esempio è molto più forte, molto più efficace di quello che ti viene detto. Quindi sono stati capaci di rendermi un essere umano. Grazie. Passando a parlare un pochino di quelle che sono state le sue ricerche scientifiche, lei ha iniziato i suoi studi in un'era in cui la biologia molecolare stava nascendo e stava emergendo il concetto che studi e metodologie effettuate in organismi più semplici potevano essere anche applicate ad organismi più complessi. E sulla linea di questo concetto, anche i suoi studi successivi, che l'hanno portato poi alla vincita del premio Nobel con le metodologie di silenziamento genico in topo, che hanno permesso lo studio di geni malattia umano, hanno appunto messo in evidenza come questo concetto fosse veramente di fondamentale importanza. Oggi invece siamo in un'era in cui si cerca sempre di più di lavorare su colture cellulari, su organoidi o su cellule derivate da pazienti. Quanto pensa lei invece che siano ancora importanti i sistemi modello per la ricerca scientifica? I think they're extremely important. I mean, what's amazing is that all life was created from life. And that is, we all started out essentially as bacteria. And then slowly we became evolved into multicellular organisms. And initially they were just balls of cells. And then they become more complex, they had a shape. And then they had genes that told them what the body shape would be. All of this occurred during evolution. So we're all of life is connected. And animal, you know, Drosophila, small little flies, small little worms. Then you go a little bit further, fish. And then a little further, mammals like mice. And then finally you get to people. Okay? And it's just a progression, and we're all tied together, and the biology is the same. We use all the same genes. Mice and humans are 99%, 99.9% the same genes. Okay? Yep, that's enough. It's too complete. No, it's not enough, but for the time being, yes. Basta. No. In realtà la vita è creata dalla vita, perché è tutto partito dai batteri e poi c'è stata lentamente l'evoluzione, si è poi passati agli organismi pluricellulari, quindi le cellule all'inizio, poi si sono divise, poi si sono sviluppate, sono diventati qualcosa più complesso, e poi la genetica, i geni hanno insegnato, hanno detto
fatto quella che quelle che dovevano essere le forme, quindi il corpo ha cominciato ad assumere determinate forme e tutto questo si è verificato attraverso l'evoluzione. È stato un processo lento che è partito da, diciamo, dagli animali, da anche da quelli, dagli esseri più piccoli, quindi dalle piccole mosche, poi piccoli vermi e poi salendo un pochino più su, più evoluto, più complesso, il pesce, poi mammiferi, i ratti, i topi e poi si è arrivati alle persone, all'essere umano. C'è stata questa progressione, ma è tutto collegato, è tutto connesso ed è questo anche quello che ci dice la biologia. La biologia ci dice che fondamentalmente i geni sono praticamente gli stessi. Tra l'essere umano e il topo c'è una corrispondenza del 99,9% in termini di geni. Tra l'essere umano e il topo, il 99,9% dei geni sono uguali. But because of this, we're very complicated, extremely complicated. I mean, imagine what's going on in your brain. You're processing information in milliseconds, one thousandth of a second. Okay, that's really fast. The computations that have to go on are incredible. And we will never, a scientist never says never. So, but it will be a long time before we can actually reproduce that in a dish. Okay, we will have to still remain in the animal system themselves and ask, how do they do it? And once we understand how they do it, then we'll start understanding how we do it. So we have to start simple with simple organisms and then progress to more difficult organisms. Mice are very similar to us in many respects. They have the same diseases, they have the same thought processes, and they even, though they can't speak, they have a language of their own. They communicate with each other. Okay? And we can actually tell the difference between a mouse talking to a female mouse talking to a male mouse is different voices compared to when they talk to two females talk together or when the female talks to its child. Okay, so we know there is a structure to whatever they're communicating. And so to reproduce that in a dish will be a long time from now. So we have to work with animal systems and we have to understand the simpler systems and then progress up and up and up until we can finally understand. But the payoff is that whatever we learn in a mouse is also going to be likely to be applicable to human. And if it isn't, it's even more interesting because it distinguishes a mouse from a human. Ma proprio per questo in realtà siamo molto complicati, estremamente complicati. Quello che il nostro cervello è in grado di fare, il fatto di elaborare le informazioni in millisecondi, in frazioni di secondi, la capacità di calcolo velocissima è appunto qualcosa di incredibile. Noi non riusciremo mai, anzi, uno scienziato non dice mai, mai, ci vorrà molto tempo prima di poter riuscire a riprodurre effettivamente quello che succede in particolare nella nostra mente, nella nostra testa. E i sistemi animali ci consentono di imparare, di capire, perché noi ci chiediamo come fanno loro e cercando di capire, capendo come succede, quello che succede all'interno del modello animale, riusciamo a capire poco a poco quello che succede nel nostro. Dobbiamo partire comunque dagli organismi più semplici e poi piano piano salire a quelli più complessi. E devo dire che i topi sono molto molto simili all'essere umano. I topi hanno in comune con gli esseri umani le malattie, hanno la capacità di elaborare, di pensare e sebbene non capiamo quello che dicono,
e non conosciamo la loro lingua, i topi sono in grado di comunicare fra di loro e hanno questa grande capacità di comunicazione. Noi riusciamo a capire, a distinguere, pur non sapendo ovviamente cosa ti dicano, ma riusciamo a distinguere se un topo femmina sta comunicando con un topo maschio o se due topi femmina stanno comunicando fra di loro o se un topo femmina sta comunicando con il proprio piccolo. E questo è importante perché ci aiuta poi a capire quello che è la nostra struttura, perché riprodurre tutto questo su un disco, su un oggetto, è molto più complesso e molto più difficile. I sistemi animali quindi sono quelli che ci aiutano ad arrivare a questo tipo di comprensione, perché oltretutto questo ha anche una compensazione, ci dà la possibilità di capire che quello che impariamo nei topi è molto probabile che possa essere applicato all'essere umano, e anche se quello che succede nel topo non succede nell'essere umano, comunque questo è molto importante perché ci fa capire qual è la differenza fra il topo e l'essere umano. Grazie. Oggi abbiamo avuto modo di discutere con il professore, di parlare di scienza. E il professore a un certo punto ha detto una frase veramente molto bella e significativa, ovvero che la natura non è logica. Le va di spiegare anche qui che cosa intendeva? Non è illogica. Non è logica. It's not logic. Nature is not logic. I think... Mother Nature, I almost think of Mother Nature as an adversary. I try to understand her, and she's had 4 billion years to do what she's accomplished. And it's remarkable. Here we're all sitting, and we can communicate, we can share ideas, we can share emotions. But the way nature works is not the way we think, but rather that it works. If something works, then nature uses it over and over again in different contexts, but nonetheless, it's simply that it works. We may have said, well, why don't you go from A to B to C to D? But nature doesn't do that. It goes randomly to different positions, and if it works, then you use it. If it doesn't work, it drops it. And in that way, you can always progress, because the ones that are fit will survive. The ones that aren't fit under those particular conditions, then they won't survive. But the amazing thing is that the outside can change, the environment can change, but nature can keep up with that change, because what's important is that, you know, I'm not like my father or my mother. I have a lot of similarities, but I also have differences. So there's a lot of variation here, and that variation then allows the ones that are more suited for a particular environment to survive. Okay. Fortunately, now we no longer are worried about survival out in the wild. It's social evolution that is making us progress. It's our society that's feeding us to then adjust to changes. And we have to make changes. You know, global warming is a real thing. It's nothing something that we can evade. It's there. We either accept that and do something about it and start right now, not tomorrow, but today, or we won't survive. There's the other aspect of nature is it doesn't guarantee survival. You have to earn that survival. And so we have to earn that survival. We've made messes, but we can also clean up those messes. And unfortunately, it's the next generation that's going to have to do most of this. And you know, but if we build it right, they will do it, because they have an incentive and they will do it, and they are involved. Okay? We have to help. They need our help, because we have to start today, not yesterday. Okay. So, yeah, that's good. Sorry. In realtà Madre Natura io
la guardo, la considero una specie di avversario, lo devo capire. Madre Natura ha avuto 4 miliardi di anni per fare tutto quello che è riuscita a fare, ad ottenere. E in realtà noi guardiamo, a volte pensiamo che la natura debba seguire determinati schemi, determinati percorsi, perché noi siamo abituati in un certo senso, noi condividiamo idee, condividiamo emozioni, noi pensiamo, comunichiamo, ma la natura funziona e quando trova, si muove e quando trova qualcosa che funziona la ripete, la replica. Noi non si sta lì a chiedere o a pensare perché funzioni, se funziona la utilizza e la ripete. Noi magari per fare determinate cose pensiamo, diciamo, dobbiamo passare, fare A, B, C e D. La natura non funziona così, la natura si muove in maniera casuale e quando qualcosa funziona poi la ripete e la fa continuare. Se qualcosa non funziona semplicemente la scarta, la mette da parte e oltretutto la natura progredisce, fa progressi e va avanti e fa sì che coloro che sono, quello che è adatto, quello che resiste può sopravvivere, quello che non è adatto, quello che non ce la fa a sopravvivere a determinate condizioni semplicemente non sopravvive. Ed è sorprendente vedere tutto questo perché noi appunto pensiamo alla natura in una certa maniera, la natura procede in questo modo, in questa direzione ed è una forma di sopravvivenza che quelli più adatti hanno e quelli meno adatti non hanno e non, quindi non riescono a sopravvivere. Ovviamente neanche la sopravvivenza non è una garanzia, la natura non garantisce la sopravvivenza ce la dobbiamo conquistare, ce la dobbiamo guadagnare. Oggi ovviamente non parliamo più di sopravvivenza nella foresta, nella giungla, parliamo perché ormai parliamo di società, la società si è evoluta e ci aiuta a progredire, quindi ci dà determinata, ci nutre in un certo senso, però noi dobbiamo poter essere in grado di cambiare e dobbiamo essere capaci di realizzare il cambiamento. Prendiamo per esempio il riscaldamento globale, è un qualcosa di reale, qualcosa che esiste, che c'è e che va affrontato, non possiamo fare finta di non vederlo, non possiamo fare finta che non ci sia e dobbiamo agire, cominciare ad agire oggi, non possiamo cominciare domani, dobbiamo agire oggi, altrimenti non ce la faremo ed è questo un qualche cosa di estremamente importante perché dobbiamo adattarci e dobbiamo operare il cambiamento. Noi abbiamo creato i problemi, abbiamo creato il casino, ora lo dobbiamo ripulire e ovviamente stiamo lasciando alle generazioni future questa necessità di ripulire quello che noi abbiamo creato, però noi dobbiamo cominciare a costruire qualcosa, dobbiamo partire da oggi, noi siamo coinvolti in questo e le nuove generazioni saranno quelle che saranno più attive in questo senso, ma noi dobbiamo aiutarle. Grazie. Proprio su questo avremo una domanda. Quanto pensa sia importante la comunicazione scientifica per approcciarsi magari a un pubblico più grande, più vasto, per cercare di in qualche modo concretizzare, per far sì che le persone raggiungano una sorta di coscienza critica? It's very important, extremely important, because, you know, scientists are happy in the lab. They love working in the lab doing experiments, and they don't. And the reason they're scientists and not lawyers is because they don't know how to communicate with other people. And we have to train ourselves to do that, because nobody else will do it. So it's imperative that scientists become communicators, go and talk to the people. What we do isn't that complicated. It's simply we clothe it in language that nobody else can understand. But if we put it out into simple language, what we do is actually quite simple. And that's what we have to communicate, and the power of science. I mean, the importance is simple. It's very simple. It's all you have to do is essentially write down the experiment in such clarity that another person can repeat it.
It's the repetition of science that makes it believable. So you have to be working with facts. And if you do that, then another person will repeat it and get the exact same result and say he's confident that that result is correct. Because not only did you do it, but other people can do the same thing. It's that principle that's carried through science over and over and over again. It's very simple, but it has an enormous effects. I mean, you know, the progress of science, even in my lifetime, is just remarkable, just unbelievable. What we started out, 50 years ago, now what we can do, is infinitely beyond imagination, even just 50 years ago. And that will continue to progress. And the other thing that's important is be comfortable with change. Don't run away from change, but be comfortable with change, because that's our salvation. We are animals that can make change and make a difference to this world. We can choose to do good things, or we can choose to do bad things. È molto importante, è estremamente importante. Gli scienziati tendenzialmente sono felici quando sono nei loro laboratori, chiusi nei loro laboratori a fare il loro lavoro e a fare le loro ricerche, i loro esperimenti. Gli scienziati sono scienziati e non sono avvocati proprio perché non amano comunicare, non sono in grado di comunicare. E invece questo è un qualcosa che ci dobbiamo addestrare a fare, dobbiamo imparare a fare, è un imperativo diventare dei comunicatori. Estremamente importante, perché la scienza di per sé non è una cosa complicata e molto spesso viene ammantata da un linguaggio complesso che quindi diventa difficile da capire, ma se si riesce invece a esprimere con termini semplici, con un linguaggio semplice quello che si fa, l'impatto è sicuramente molto molto forte, perché poi fondamentalmente la scienza è questo, bisogna scrivere quello che si fa, metterlo per iscritto in maniera chiara, mettere per iscritto l'esperimento che si fa o che si vuole realizzare, metterlo in maniera chiara, in maniera tale che un'altra persona possa essere in grado, leggendo le indicazioni, di ripeterlo, perché è la ripetizione, la ripetibilità che lo rendono credibile, perché appunto bisogna lavorare, gli scienziati lavorano con i fatti, e se un'altra persona è in grado di ripetere lo stesso esperimento e ottenere gli stessi risultati, a quel punto diventa credibile, diventa accettabile, credibile, e questo è l'importante. La scienza è un qualcosa di molto semplice e comunque la scienza è un qualcosa in continua evoluzione, in continuo progresso. Anche quando ho cominciato io, è incredibile pensare oggi quello che era 50 anni fa e quello che la scienza è in grado di fare oggi. Siamo arrivati ben oltre qualsiasi possibile immaginazione. La scienza è in continua evoluzione, in continuo sviluppo. E un'altra cosa importante: bisogna sentirsi a proprio agio con il cambiamento, non bisogna avere paura del cambiamento, perché il cambiamento è la nostra salvezza. Gli animali devono essere in grado di adattarsi ai cambiamenti, noi dobbiamo essere in grado di apportare i cambiamenti, perché questo è quello che poi fa la differenza nel mondo, e possiamo scegliere di fare le cose buone o fare le cose cattive. Grazie. Durante tutta la sua carriera i suoi studi si sono focalizzati sul sistema nervoso e sull'ansia, e in particolare ultimamente è emerso il ruolo del gene OXB8, un gene omeotico che è stato visto essere necessario per lo sviluppo della microglia, ovvero una componente immunitaria del sistema nervoso, e che è stato visto rendere più suscettibili, quando manca, a ansia e disturbi ossessivi compulsivi. E inoltre è stato visto che la suscettibilità è aumentata anche da variazioni in alcuni ormoni come gli estrogeni e il progesterone. Partendo da queste evidenze venute fuori da alcuni suoi lavori,
quanto pensa sia importante il contesto sociale, le relazioni e l'ambiente in cui una persona vive, a parte il suo background genetico, per lo sviluppo appunto di queste patologie e se anche input fisiologici e eventualmente cambiamenti epigenetici possono avere un ruolo? I think the way you're made, essentially, our brains are made, our eyes are made, our ears are made to be able to see, hear, and feel the environment. So we're machines, essentially, to take in information and then be able to utilize that information to make our judgments of what we should do next. And so the environment is always, we're interacting with the environment. We have to have an accurate picture of it. And I mean, our brain does a remarkable job. I mean, it sees. And what we see is a fairly good rendition of what's out there. I mean, and you can use a camera and take a picture and compare it to what you're seeing, and it's pretty good. Okay, so I think the environment is always interacting with us, and it's extremely important, and we appreciate that in the sense of all of our senses, touch, smell, sight, hearing, all of those senses are to simply assess the environment. And that's true with emotions. We can see emotions in another person's face, okay? We can feel the emotion by their trembling, and we can feel their emotions through their heartbeat. So I think the environment is always guiding us and guiding us in certain directions. And sometimes, you know, a little bit of anxiety is actually fantastic because it spurs us on to do something, okay? And if it's a tiger chasing us, then we run. We react to the environment. And I think, so it's always an interplay. The environment's always interplaying with how you're perceiving that environment and the judgments you're making from it. And that's true whether you're talking about behavior, normal behavior, or abnormal behavior, OCD, or anxiety-related behaviors or not. And in fact, the cells I'm working with now are actually, we think now, are the cells that first perceive the environment and then translate it to the brain, and then the brain then computes and then has an output, an algorithm to say, this is what I should be doing under these circumstances. And that goes awry. All of a sudden you may have too much anxiety. COVID has increased anxiety enormously. I mean, it used to be 1 in 3 people would suffer from anxiety worldwide. 1 in 3, to the level that you need help. Okay. Now it's gonna go even higher. It's not gonna get less. COVID is essentially fuels anxiety. And so we have to understand how it works. We have to be able to do something about it so that we can control anxiety and keep it at a level where it's productive. In realtà l'ambiente circostante interagisce continuamente con noi. È sorprendente vedere come il nostro cervello funziona. Abbiamo gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, abbiamo tutti i sensi per sentire e per percepire. Noi siamo come una macchina che assorbe, che prende, immagazzina tutte queste informazioni, queste informazioni utili, le trasmette al cervello, il cervello le elabora e questo ci consente di elaborare il giudizio o la decisione circa quello che dobbiamo fare. Quindi c'è una continua interazione con l'ambiente, tra noi e l'ambiente, e il cervello fa un lavoro veramente sorprendente. Quello che noi vediamo, il cervello vede quello che noi vediamo attraverso gli occhi, ed è una
buona, diciamo una buona, un'ottima rappresentazione di quello che c'è, è una buona immagine. Questo lo si può fare per esempio con una macchina da presa o con una macchina fotografica, si fa una foto e ci si rende conto che bene o male corrisponde quello che noi vediamo rispetto a quello che viene impresso sulla pellicola, quello che vede la macchina da presa. Quindi c'è questo continuo interscambio, questa continua interazione fra l'ambiente circostante, ed è estremamente importante perché con i nostri sensi, che sia l'udito, l'olfatto, il tatto, con i nostri sensi noi riusciamo veramente a percepire, a capire, a vedere il mondo che ci circonda e a prendere delle decisioni in relazione a queste. Quindi vediamo gli oggetti, li tocchiamo, li sentiamo, ma riusciamo anche a vedere per esempio le emozioni, perché magari vediamo le emozioni sul volto di una persona o le sentiamo attraverso magari il loro tremolio o il loro battito cardiaco, e questi sono quegli elementi che poi l'ambiente in un certo senso ci guida. Parlando appunto dell'ansia, delle cellule che sto studiando adesso, l'ansia, un po' di ansia ci è anche utile, perché l'ansia aiuta anche, spinge ad essere veloci nella presa di decisioni, l'ansia ci aiuta a riflettere su quello che va fatto, c'è continuamente questo gioco che spinge alla decisione, ma ovviamente quando è eccessiva può portare a disturbi, a fastidi, e questo anche per quello che riguarda il comportamento che sia normale o sia un comportamento anormale, come appunto con eccesso di ansia, con il disturbo ossessivo compulsivo. E le cellule con le quali sto lavorando adesso, riteniamo che siano le cellule che sono le prime a percepire l'ambiente circostante e poi a tradurlo e a farlo arrivare al cervello, che effettua tutta una serie di calcolo, di valutazioni, elabora l'algoritmo e ci spinge a decidere. Come dicevo, un pochino di ansia aiuta, ma quando è eccessiva invece può essere, diventa un disturbo, ed è per esempio stato riscontrato che questa, la situazione particolare dell'ansia, sta aumentando, è aumentata tantissimo a causa del Covid. Prima del Covid già una persona su tre soffriva di un eccesso di ansia che spingeva le persone a trovare aiuto medico. Oggi purtroppo la situazione è ancora peggiore, è peggiorata, non è migliorata, è aumentato il numero delle persone, e proprio perché il Covid non ha sicuramente aiutato in questo senso, in questa direzione, perché un po' di ansia si riesce a controllarla, l'eccesso no. Grazie. Grazie. Le sue parole su come l'ambiente influenza il nostro codice genetico, appunto le nostre cellule, in particolare diciamo l'ansia, mi riportano un pochino alle lezioni universitarie e agli esami che ho dovuto affrontare, e alcuni di essi appunto si basavano proprio sui suoi lavori, sui suoi studi. E per cui puoi immaginare adesso che onore che possa essere appunto per me, per la mia collega Marta, incontrarla e farle oggi stesso le domande. E per cui appunto la domanda nasce naturale, spontanea. Che tipo di influenza può aver avuto per lei aver incontrato un premio Nobel come James Watson? Suo essere mentore e professore, e come la sua figura poi si sia evoluta dall'inizio della sua carriera accademica fino ad oggi. Grazie. La sua di lui o la sua di lui? You, I mean, you, after your figure developed from the beginning of your career up to now. James Watson, Jim Watson, Dr. Watson, Professor Watson, was a fantastic mentor. One of the things, for example, he told me was, takes the same energy to do something that's simple compared to something that's complex and important. So why waste your time on simple questions? Go after the big ones. Okay.
And he also was very supportive. I mean, he just gave me the support that was unequaled in terms of space, funds, equipment, and I could do anything I wanted with it. I mean, he just gave me a clean sheet and said, do whatever you want and do it. And so that gave me the confidence that I could do science. I was good at it. And once you're confident, then you can do anything. Again, I want to emphasize, it's yourself that keeps you back. Expand, let yourself out, because that's, and then you'll flourish. I think we are timid. We're afraid to sometimes ask a question, and we shouldn't be. And we should just go for it and do the best we can with it. And I think that's what Jim Watson told me. Simply, you know, he gave me the freedom, essentially, to do whatever I wanted. And in that environment, I could flourish. And then once you do it once, that says you can do it again and again and again. And so I think it's the mentorship is a very important relationship. I mean, once you be careful in choosing your mentor, make him be a good mentor. It's your job to make him a good mentor. And then he will become a good mentor. And I think, and in that way you learn, and that way you prosper. Jim Watson, dottor Watson, il professor Watson, è stato un mentore eccezionale, un mentore fantastico. Mi diceva sempre una cosa: ci vuole la stessa energia per fare una cosa semplice, tanta quanta ce ne vuole per fare una cosa complessa. Quindi perché sprecare tempo a fare una cosa semplice? Vai direttamente a quella complessa. E poi mi ha dato tantissimo appoggio, tantissimo sostegno, veramente senza precedenti, senza paragoni. Mi ha dato appoggio e sostegno in termini di spazio, in termini di fondi, in termini di apparecchiature, attrezzature. Praticamente mi ha dato carta bianca, mi ha detto fai quello che vuoi, ma fallo. Ed è questo quello che poi mi ha dato la fiducia, di dedicarmi alla scienza, di fare cose che avevano a che fare con la scienza. E quando poi tu acquisti questa fiducia, puoi fare qualsiasi cosa tu voglia, perché continuo a ripetere, siamo noi stessi che freniamo, che ci freniamo. Se invece ci lasciamo andare, se invece tiriamo fuori quello che siamo, riusciamo ad ottenere risultati, riusciamo a prosperare, riusciamo a fiorire, perché molto spesso le persone sono intimidite, hanno paura di porre domande, invece no, non è questo, le domande bisogna porle, bisogna lasciarsi, bisogna tirare fuori se stessi. E questo è quello che mi ha insegnato Jim Watson, è stato un fantastico mentore, mi ha dato la possibilità di fare quello che volevo, mi ha dato la possibilità quindi di crescere, di prosperare. E una volta che tu una cosa la fai, riesci a farla, poi la rifai ancora. Quindi l'essere mentore, il rapporto con il tuo mentore è un rapporto molto molto importante. Sta a te sceglierti il mentore giusto, sta a te farlo diventare un buon mentore, e lui lo è diventato, lo è stato. Senti, io direi una cosa, se facciamo qualche domanda ai presenti, se hanno qualche domanda da rivolgere a Mario, se qualcuno ha delle domande sarà ben contento di rispondervi. No one has. How far away are you from discovering the gene of anxiety? Non abbiamo capito. How far are you? Are you? How far is your study on anxiety? At what stage are you? This is very important. We're all anxious. Anxiety. Sorry, because it's very hard to hear. In che fase è? A che punto è arrivato lo studio sull'ansia? The answer depends on who you ask. We think we've made a lot of progress, but our
the scientific community hasn't quite caught up to us yet. So I think we're seeing the edge of just a story that's going to be, I think, magnificent. But the scientific, often scientists, you may think they're way out there, but actually often they're very conservative. And what we have to do is encourage them to think bigger than what they're thinking about. And I think we're just on that edge. We're thinking, we see the problem, we see what's happening, but we have to now gather more information to make it believable to the rest of the scientific community. But I think it is an important problem because it's one that affects, we'll all see it. I mean, you know, there's no way of getting away from the numbers, and there's no way to say COVID-19 doesn't exist. It's going to have after effects way beyond just the disease itself. And those after effects are happening in our brains. And that's what leads to anxiety. So I think we just have to wait and see whether what we believe will also be translated to what other scientists believe. But what I want to urge you is you know, you have to stretch yourself. You have to go beyond yourself and have confidence that you're on the right track. And the way to do that is simply to do experiments and more experiments, and eventually science will always win. It doesn't matter how conservative they are, eventually they will have to accept the science. Beh, dipende da a chi si pone la domanda, perché noi riteniamo insomma di essere abbastanza avanti, ma molti scienziati invece pensano che non abbiamo fatto nessun progresso, che appunto non ci sia nulla, che non credono. Noi riteniamo di essere arrivati in un certo senso ai margini di questa storia, una storia che sarà, che è magnifica, però la comunità scientifica non è d'accordo. Dovete capire una cosa, che tendenzialmente uno pensa che gli scienziati siano progressisti, siano avanzati, invece tendono a essere molto conservatori, ed è quindi molto importante anche incoraggiarli a pensare in più in grande. Crediamo di essere arrivati un pochino ai margini, riusciamo a vedere il problema, riusciamo a capire, a vedere quello che sta succedendo. Dobbiamo raccogliere più informazioni, però le dobbiamo raccogliere, dobbiamo elaborare. È importante capire però, perché questo problema è un problema che ci influenza e ci influenzerà, e che colpisce tantissimo e aumenterà sicuramente anche il numero delle persone colpite da questo problema, dall'ansia. E il Covid, che è una cosa reale, sicuramente contribuisce in maniera considerevole ad aumentare i livelli di ansia. E dovremo aspettare e vedere, perché le conseguenze del Covid saranno probabilmente molto più pesanti e molto più gravi di quanto non sia la patologia stessa. Dobbiamo, perché ovviamente è il nostro cervello che elaborerà e tirerà fuori tutto questo. In un certo senso noi dobbiamo imparare ad andare oltre, a sforzarci e andare al di là, oltre, per poter avere la fiducia, per poter guadagnare la fiducia rispetto a quello che è la scienza, perché poi alla fine la scienza vincerà, a prescindere da quello che la comunità scientifica dica. Senti, vorrei fare una domanda Calpecchi. Dunque, parlando con lui qualche giorno fa, mi ha detto che gli scienziati stanno pensando che si potrà portare l'età dell'uomo a 140-150 anni, vivere normalmente. Si può abbreviare un po' questo tempo? The basis of my belief that we can live much longer is that there are many animals that can. Okay. There, under the Arctic cap, about a year and a half ago, they found a shark,
and they could look at its bones. They take a little biopsy. This is a live shark, and they estimate that the age of that shark is 700 years. Okay, if a shark can live that long, why can't a human? Beh, diciamo che la base di quello che ho affermato, di quello che ritengo e credo, è che molti animali sono in grado di vivere così tanto. Sotto la calotta artica, circa un anno e mezzo fa, è stato trovato uno squalo vivo, e attraverso una biopsia delle ossa dello squalo si è calcolato che praticamente lo squalo aveva 700 anni. Quindi se un animale può farlo, perché l'essere umano no? Se non ci sono altre domande dal pubblico, io vorrei chiedere al professore di dare un consiglio a tutti i ragazzi, soprattutto giovani scienziati qui presenti, per quello che sarà il loro avvenire nella scienza, compreso il nostro. Including ours, could you give us a piece of advice? I think the best advice I can give is to believe in yourself, no matter what you do. You know what you're passionate about. Go after it. Go after your passion. Don't settle for something less. But because, you know, you always have to listen to your gut. And I think if you do listen to your gut, usually it's good advice. And then I think that, and what you have to do is now build the resources to be able to do it. And most of the resources today, I think, our education. We need good education, and we have to not only get a good education, but take advantage of a good education. Il miglior consiglio che posso dare è: credete in voi stessi, a prescindere da quello che fate. Se avete una passione, perseguitela, portatela avanti. Non vi accontentate di qualcosa di meno. Seguite, ascoltate il vostro istinto. Il miglior consiglio vi viene dal vostro istinto, è quello il migliore che potete avere, e costruite le risorse, e la migliore risorsa, la principale risorsa è l'istruzione, una buona istruzione, non soltanto quello, la capacità di trarre vantaggio da questa istruzione.